Salve a tutti amici, sono Mr. Delleric, ben ritrovati qui sul mio canale. Siamo in compagnia del grandissimo Indie Gameplay Ita. Ciao a tutti ragazzi. E come potete vedere, a gran richiesta, siamo ritornati su Beyond Soul. Andiamo a vedere subito che cosa è cambiato nella creazione della partita, perché dall'ultimo video sono state pubblicate diverse patch. Scopriremo comunque insieme tutte le novità. Grosse novità, tra l'altro. Sì. Allora, iniziamo con la creazione del sistema solare. Sistema solare. Allora, create solar system. Allora, il vecchio sistema solare lo possiamo cestinare, che era quello che giocavamo prima, perché ovviamente con tutte le modifiche che ci sono state, ragazzi, per forza di cose dobbiamo partire da capo e da zero. Quindi creiamone uno nuovo, che chiamiamo adesso Sol. Sol, sì. Ok. Direi che come sistema dimensione medio o grande, direi, non andrei large, oltre il large, sì. Difficoltà AI, qua è un bel dilemma, perché la facciamo facile o normale? Normale. Allora, potremmo anche provare normale, dipende molto da quanti avversari, quanti pirati ci saranno poi anche, nel senso che non è stato così complesso doverli sconfiggere, che se sono tanti è la quantità che è il problema, non tanto la loro qualità. Beh, però lascerei normale, dato che l'unione fa la forza e noi ci metteremo subito in cooperativa, quindi... Normale, allora, va bene. Numero di giocatori direi 6. 6, va bene. Sì. E lo starting size, onde evitare quello che è successo nella vecchia partita, dove tutti erano delle superpotenze e noi degli esagoni piccolissimi, direi very low, così avranno partiamo tempo di espandersi. Partiamo tutti da zero in pratica, allora. Ok, andiamo a creare la partita. Eccoci in partita, ragazzi, siamo appena entrati, adesso dobbiamo vedere un attimino i tasti. Io non me li ricordo minimamente, te lo dico, per cui vediamo di aprire la mappa, suppongo che sia con la M, vediamo dove cavolo siamo. Come si fa a fare lo zoom qua? No, più che altro all'indietro. Ti muovi cliccando col mouse, quindi dobbiamo... Oh cavolo, è enorme sto cavolo di posto, cazzarola, sei grande. Guarda quanti pianeti ci sono nella zona a sinistra. Pianeti, ci sono più che altro asteroidi. Asteroidi. Comunque... cosa facciamo? Ma io più che altro mi prenderei due pianeti che siano abbastanza vicini tra di loro. Ci mettiamo in quella nebulosa, tutta in alto. È un po' pericolosa la nebulosa, però... Perché ci potrebbe essere anche la nebulosa viola, molto vicino al Sole. Ci sono due pianeti, uno con il... cos'è? Il Palladium e l'Iridium, e l'altro con il Titanium e l'Uranium, che non sono tanto distanti perché sono a tre esagoni di distanza. Sotto al Sole, esattamente sotto al Sole. Sotto il Sole. Al centrale. Palladium... Ah, sì. Uno però è vicino. Forse meglio in alto, che è un po' più libera la zona, ci sono più cose tipo questo che abbiamo subito in alto a destra, e magari poi vediamo fuori un po' lontani, però vedi che ce ne sono qua due subito sopra di noi, uno alla nostra destra e uno in alto a sinistra. Sì, ci prendiamo questi, va bene. Tu cosa preferisci? Vado a sinistra. Ok, va bene, io prendo l'Iridium e l'Osmium. Non si può mettere la base sotto, cioè sul pianeta, lo metteremo sotto allora. Allora, io cercherò di metterlo invece, sai cosa, più vicino a te. Quindi lo metterò nell'esagono subito sopra noi, praticamente. Ok, io lo metto lì sotto, allora, subito sotto il pianeta. Ok, punto con la mappa, tasto destro, e poi attivo col tasto J, mi pare... Liber la guida, diciamo. Ci stiamo muovendo. Perfetto. Non mi ricordo più come si mette la base con la tasto B. Con la B mi sembra, sì. E stay... Ok, allora aspetta che bisogna muoversi però fino a qua. Ok. Piazziamo la base operazionale, come si chiama? Allora, spazio attiva. Hanno aggiunto nuove cose come la stazione militare, che dovrebbe dare, mi pare, più esagoni. Invece prima c'era la radar station che estendeva l'impero di uno, mi pare che la military aggiunge qualcosina in più. Comunque, stabiliamo la città, perfetto, città costruita. Come si faceva ad atterrare, che non me lo ricordo più? Con la tasto D.
Con il Metti tasto D, hai sopra. ragione, con il dock. Ok, io sono atterrato, perfetto. Perfetto, vediamo dov'è Mister. Vediamo. Mamma mia, ci siamo forse portati via un pezzo di. Ehi, Vedi? vabbè, senti, ci espanderemo a destra e a sinistra, chi se ne frega. Ok, io ho vicino un insediamento di. Insediamento, un planetoide di Iridium e tu ne Io hai ce n'ho uno uno di di. Osmium ancora. No, di Osmium Titanium. Titanium hai. in alto. Ah, giusto, sì. Ok. Oltre che abbiamo un possedimento di. Cioè, hai un pianeta te, ho un pianeta io, hai un asteroide tu, io ne ho uno poco vicino, cioè molto vicino, non poco vicino, e potrei andare a costruirci qualcosa. Iniziamo a vedere magari se abbiamo già il. No, il Titanium e l'Osmium mi serve per l'insediamento. Bisogna andarli a raccattare, ma prima di tutto credo che bisognerà, diciamo, combattere e trovarlo in giro questo O minerale. scaviamo qualche cometa, o una cometa qua che sta arrivando vicino a me. Magari Io vado vado nei a. minerali dove c'è, che sono in una nebulosa. Oddio, c'ho qualcosa qua vicino. Distress Signal. Ah, Se vuoi vengo a darti vicino una a me c'è mano. una cosa. Sì, dai, vieni, raggiungi il mio sistema. Sì, sto arrivando. Ho caricato l'iperguida 50%, 80, 90, via. Sto arrivando. Ci troviamo lì. Io non vedo dove sei adesso perché probabilmente non sei portata Ma dei nella mia radar. città ci arrivi. Ah no, tu vai direttamente là? Ah, Sì. ok. E allora Perché vado probabilmente anch'io. parte. Sì, vai velocemente perché ci sarà Sì, probabilmente un sto arrivando. attacco. Ok, così vediamo di ricordarci come si combatte. Ok, avanziamo. Potenza massima ai motori. Ok, vedo Ok, degli eccoli. indicatori. Com'è che si mirava? Col tasto Eccolo. F selezioni in automatico, credo. Sì, perfetto, Poi glielo. spari col tasto con la Q, vero? Sì, Q Sì. e W. Non riesco ad arrivare. Missile. C'è anche una capital qua. Ah no, è quella che dobbiamo difendere. Dai, addosso. Cos'è la S e la J qua? No, la S. Che cavolo dovrebbe essere? La Ah, S è il da quelli Savage da Drone. bombardare. Sì. Dai, che è andato, questo è andato, perfetto, quella grossa è andata. I pirati ce li spartiamo dopo. Ma riesco a beccarne uno. Missili partiti. Occhio che non salti la Maledetti. capital qui perché sennò ci fanno il paiolo dopo. Ok, ho lanciato un razzo che dovrebbe uccidere il pirata. No. Ok, è andato. È andato. Resta solo un. Che è difficile questo da estendere, No, mi si gira vicino. Bravo. eh. Cazzo, va quasi più veloce dei razzi. È una È nave andato, da. grandissimo. Dai, inizio a prenderne uno. 4000 credenti. Quanti sono te? Però siamo nel tuo sistema, quindi ne looto solo uno. L'altro è tuo. Beh, vabbè, insomma, non è un problema, eh. Adesso attacchiamo la capital. Perché poi. Ma tra l'altro è della mia fazione quella cosa lì, hai notato? Sì, è un mercante tuo, sì. Vabbè, abbiamo iniziato a fare qualcosina. Magari ce ne Cosa torniamo. bisogna Io va. fare Aspetta, esattamente qua? aspetta, aspetta. Andiamo, c'è un distress signal vicino al pianeta sopra la mia città. Andiamo lì? Sì? Quando vuoi, io Uno, parto adesso. due, tre, via. Ragazzi, siamo partiti subito con il botto, i combattimenti a tutto spiano. Ho la stiva piena, vuota, 7 su 100. Come si fa a Ho vedere la dell'oro. stiva? E lo vedi a fianco degli scudi in basso. La hull, Se. 150, 150 su No, 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 a, a, 150. se, no, a sinistra c'è Ah un no, 13 quadrato. su 100, hai Un ragione, cubo. sì, è sinistra, hai ragione. È andato via il distress, non c'è più. Mannaggia. Hanno demolito il mio mercante. Peccato. Vabbè, no, aspetta, qua a sud c'è un The Base Field. Sì. Andiamo lì Andiamo lì, a dai.
Carica 3, 2, 1. Via. Oh, fermo. Chiudi, stop. C'è un combattimento. Dov'è? Qua, nel punto dove eravamo prima. C'è la fregata, no? Sono ancora qui, sono ancora qui. Torna indietro subito. Ah no, di là, ok, ok. Dove eravamo rimasti? Allora. Mamma mia, è pieno. È lenta sta nave. Pazienza. Ok, vedo qualcuno. Okay, andiamo. 4 sono. Dobbiamo essere veloci. Allora, uno l'ho distrutto, però adesso mi stanno iniziando a danneggiare. Sto arrivando il classico eroe che sembra morto, ma in realtà. Ok. Manovre. Ok, uno è andato. Mamma mia, mi stanno riducendo male. Ok, uno, un altro quasi più di studi. Qui lo cavolo di Stanno risalendo. Andato, perfetto. Manca l'ultimissimo. Sì. Cazzo che lancia pure i missili, sto stronzo. I missili dovrebbero essere facilmente. Questo non li sto schivando neanche uno. Ok, quindi stanno rigenerando. Dai, guardate. Oh. Io mi permetterei di lootare la fregata. Sì, sì. Perché è mia, insomma. Ma si poteva lootare? Sì, sì, perché è distrutta. Ha 52 blocchi, quindi mi riempie metà stiva solo quella. Allora, Iridium. Io faccio un scavenger. Vedi solo che... su 2. E tu fai tutto il resto. Prendine 3, tranquillo, perché vedi sotto che ti indica quanti blocchi ha all'interno. Vado a scavengiare. Sì. Questa qui ne aveva dentro 52, quindi... Vai tranquillo, io adesso ne prendo una. Dobbiamo subito guardare il discorso della diplomazia, Sì, siamo dimenticati. Sì, giusto. Perché dobbiamo... Allora, adesso non so dove sia l'altro, ma... Oddio, c'è comunque Pirate Bounty vicino al mio territorio, eh? Gioca anche con la rotellina del mouse. Sì, per diminuire la velocità, fare le virate strette. Hai notato che c'è un Pirate Bounty accanto al mio pianeta... Sì, a sto punto facciamo un primo episodio di caccia selvaggia. Sì, ho un piccolo danno allo scafo, ma anch'io non trovo nessuno da lottare, quindi pazienza. Dai, 3, 2, 1 e andiamo, 3. Aspetta, no, fermo. Pirate Bounty puntato, sì. Vai. 3, 2, 1. Ok, charging. Giusto. Arriviamo dritti lì, quindi occhio sugli studi. Restiamo scoperti quei 2 secondi che ci mette, quindi... Sì, no, è andato via il Pirate Bounty, però... Ma che cazzo, che palle, vabbè, io adesso mi filo nella nebulosa dove ci sono i minerali, vediamo. Cazzo, però okay. vanno via velocemente sti cosi. Ok, io ho interrotto. Torno indietro e vedo se riesco a costruire e allora... verrei lì anch'io, ma non ha senso, quindi magari non so. Vediamo cosa se facciamo. Se poi riesco a costruire qualcosa. Sì, infatti, dai, io torno a casa e vedo cosa mi serve per l'estrazione mineraria. Al massimo vendo qualche materiale che ho raccolto dalla capitale. Ah, giusto, poi la diplomazia. Dobbiamo... Raggio. Ok, sto recuperando un po' di cose. Ah, ok, mi chiede 4 di osmium che mi mancano. Basta, non c'è più altro. 4 di osmium, li compriamo subito. Cosa bisogna costruire inizialmente? Io manco mi ricordo più, ragazzi, cioè veramente siamo ridotti. Io comprei la stazione di mineraria per scavare, sì. Vado sul planetoide che ho qua. È un po' vicino agli asteroidi, quindi è abbastanza pericoloso, però ma abbiamo la stessa distanza, sai, degli asteroidi, per cui
Perché prendere quello a sud sarebbe più comodo, però confina con Adfield City e un po' pericoloso anche quello. Più che altro come diplomazia. No, non ce l'ho abbastanza. Ho bisogno di titanium e di osmium per fare Beh, questo lavoro. vendi qualcosina che hai trovato. Allora devo ritornare in città. Avanti, ma che cavolo. Ma Niente, dopo ragazzi, ci la... dobbiamo riprendere la mano con questo gioco. Perché ricordarsi tutte le varie sfaccettature, tutti i vari costi, le cose. Ok, io ho la stazione, ho espanso il territorio. E dovrei fare anche la stazione sul pianeta, però quello è un'altra storia. Allora, market. Come faccio a sapere? Aspetta, come faccio a sapere quanto costa il mining station? Ok, osmium e titanium ho Ti bisogno. dice anche quello che ti manca, sì. Adesso Osmium e titanium, va bene. do un'occhiata, mentre tu fai questo, do un'occhiata al pannello diplomatico. Non mi ricordo che tasto lo apre, ma userò i tasti qua in alto. Build menu, map, diplomacy. Ok, vediamo subito. Tu sei Mr. Delek, siamo in pace. Non siamo in... Siamo in pace con tutti adesso. Interessante. Ti chiedo allora praticamente E me ne servono due di titanium. Ok. trattato commerciale ti ho proposto, credo. Sì, eccolo lì. Perfetto, e poi facciamo un'alleanza. Accetto. Ok, adesso teoricamente dovremmo migliorare. Ok, abbiamo vinto anche un obiettivo sigma che prima Un non c'era. Achievement abbiamo sbloccato. Andiamo, Ok, siamo apriamo questa nuova neutrali stazione però. mineraria. Questo è quello che... Allora, ripara la nave. E vediamo un po' il loadout. Se hanno aggiunto, mi pare, un sistema nuovo. Perché prima avevamo... C'era la Krios e la Tecla, ma non la Kai. No, Sì, aspetta. esatto. E sì, ne hanno aggiunto una nuova. Sì, forse la Krios e le nuove navi, No, credo. cos'è la E Military Station? è quello che dicevo prima, praticamente ti fa fare, mi pare, ti aumenta il possedimento di più. Cioè, sai che c'era la boa, quella che ti estendeva Sì. l'impero di uno. Dovrebbe, a parte difenderti dai pirati, dovrebbe anche farti possedere di più territori insieme. Però è una cosa che vorrei provare a costruire, se ne ho la possibilità, almeno così da provare. Chiede una barca di soldi perché costa 24.000 e mi chiede 21 titanium, 21 uranium. Vediamo subito. 21 Il fatto è che io titanium. non vedo neanche... Ah, eccoli qua i soldi, dai, cavolo, mamma mia, ragazzi. Allora, ripariamo la nave, ripariamo. Adesso... Cosa possiamo costruire? Nella città ci serve il population center, ci serve il titanium e l'iridium. Titanium e l'iridium. Sì, direi che è presto per la military, quindi dovremmo forse espandere la città prima. In effetti. Population center e soprattutto la power station, che è molto importante anch'essa. Vediamo subito se hanno aggiunto qualcosa di nuovo. La Krios sì che non c'era. L'hangar c'è. Commercial center c'era anche prima. No, c'era tutto. Queste cose c'erano tutte prima. Niente, la military aspetterà. Cercherò di Sì. aumentare, sì. Aumenterò magari con il commercial center per aumentare un po' le entrate per minuto. E mi chiede 10 di osmium. Vediamo subito. Compriamo 10 di osmium. Ma a quanto lo vendono da te l'osmium? L'osmium lo si vende a 171 e lo si compra a 179. Ok, allora lo compro da me.
dovremmo passarci un po' di pezzi. Da me si vende bene il Titanium, comunque lo valutano 214, quindi. Allora, io la vendita 205, sì, effettivamente è meglio da te. Allora, io devo vendere qualcosa, venderò un po' di palladio, che ne ho un po'. No, ne ho venduto troppo, vabbè, non importa. Vendiamone 5 di questo. Ok, adesso compriamo del titanium che costa un botto e mezzo. Mi manca popolazione anche qua. Non ho più entrate perché non ho popolazione. Allora, Fa un costruiamo po' po'. questa cosa di popolazione, la costruisco qua. Ok. No, bene, io ho fatto un affare per la popolazione, ho fatto, quindi ho 6 unità di popolazione, devo andare a costruire anche un qualcosa per l'energia. La power station serve ancora titanio. Mamma mia, è che a me il titanio qua. Ma titanio si compra tanto da me, infatti Cos'è te? 200? 200? 200, lo compri 2,24 o lo vendi a 2,14. Io ce l'ho a 2,15 qua, per esempio. Titanium e osmium. Me ne servono? Va bene, prendiamo un paio così. E facciamo. Uff, mi servono un sacco di soldi, mi servono, altro che. Sì, io devo fare la mining station anche sul pianeta, così da poter avere più entrate. Io ho un distress signal qua da me, se vuoi dare un'occhiata. Qua sopra a nord, se Non è vuoi venire. rischioso? Beh, siamo nel mio territorio. Ah, ma ci vieni È un anche tu? distress. Sì, ma sono qua. È qua nel mio, sopra la mia città, l'esagono sopra. Allora, andiamo lì allora. C'è una battaglia sotto, però probabilmente mi stanno attaccando la mining station. Però quello ci si pensa dopo. Quando vuoi, calcola che Sto partirò un po' arrivando. dopo. Allora aspetta, aspetto perché magari mi porto un po' fuori, così almeno riesco a venirla con te. Cosa costa una mining station? Dopo guardo cosa costa una mining station che me la vado a mettere sul titanio, visto che mi serve tanto. 10 osmium, 10 titanium, 6.000 monete e 3 di popolazione. Ok, sei arrivato anche tu. Sì, c'è un qualcuno. Due, anzi, Arrivo. qualcuni. Arrivo. Se riusciamo sono soldi facili. Ok, sto attaccando già quella più importante come nave. Siete lontani, cavolo. Ok, veloce, datti una mossa, che mi hanno già tirato giù gli scudi. È andata, È dai. andata, molto bene. C'è la gunboat. Gunboat. Ok, giù gli scudi. Occhio con i tuoi missili. Hai loot questo allora. 3.000 750 crediti. Ottimo. C'è una battaglia a sud invece adesso, se vuoi andare E a vedere quella allora, vicina. no, aspetta perché io ho bisogno di costruire assolutamente. Torni a casa? Aspetta che devo vedere il costo della mining Intanto station. Sì, ce la faccio. la Ce la faccio battaglia finita. costruire. Allora, niente, vado a costruirmi una miniera nella mining station, quasi del planetoide qua che sta sopra di me. Da me si vende bene il thorium, credo sia, quello viola. Il TH, com'è? Qual è il segno del thorium? Cioè, si vende molto bene, c'è scarsità, per cui se ce l'hai, vieni a venderlo da me. No, purtroppo no. Adesso vediamo se riesco a fare un'altra mining station. Mi mancano 10 titanium e osmium. Non capire quanto si vendono da te, titanium e osmium, ma qua non si vendono niente, quindi direi che.
Molto bene, adesso il Thorium non mi manca. Allora, abbiamo detto titano, 10 danni. Ritorniamo a casa. No, adesso, scusami, non si è fatto Sto ritornando. Cosa dici? adesso. Come episodio io credo che possa anche andare bene per cominciare, ragazzi. Eh sì, abbiamo aggiunto. Un pochino di carne al fuoco. Adesso stiamo iniziando ad avere i primi materiali, fortunatamente. Aspetta, che adesso Abbiamo avuto già i pianeti. riesco a fare la mia seconda stazione di minaggio, così che poi magari potremmo anche pensare di allearci con quella Ladfield City lì piccolino, che è più forte di noi a livello militare, ma a livello di estensione di territorio invece è molto più piccolo. Hanno diminuito anche la velocità con cui le miniere lavorano, per esempio. Che non è brutto, eh. In realtà. Allora, Ok, sta. adesso serve una power station. Mi serve 6 di titanio, che arriveranno, spero, a breve. C'è una cometa che sta arrivando lì da te, ma penso tu sia troppo impegnato per guardarla, quindi vado a vedere. C'è anche una Pirate Bounty, dannazione, vabbè, per il momento. Vedete, ragazzi, non ci si dovrebbe mai fermare in questo gioco, Ma effettivamente. tu, abbiamo costruito dove c'è il jump gate, però Eh sì. non penso serva a qualcosa ai fini del gioco, è il punto da cui siamo arrivati. Ma quel lato ce lo siamo un po' fregato, purtroppo. Allora, dov'è che è questa cometa? Eccola lì. Tac, fermati. Droni, Dai, che mi manca scavate poco per me. per fare una nuova cosa energetica qua, power station. La cometa va via. Ok, cometa non esiste più. Niente, è arrivato il momento di tornare a casa. Allora, dai, avanti. 2 di titanium, mi servono solo 2 di titanium, coraggio. Non fatemeli comprare perché non... Bello che comunque stiamo facendo adesso delle cose diverse, quindi i veri fanatici di questo gioco guarderanno le due prospettive. Eh sì, dell'uno e dell'altro, quello sicuro. Adesso quanto cazzo ci vuole per estrarre questo titanium? C'è la miniera che non fa nulla. Non fatemi spendere i soldi. Allora, tu mi hai detto che da te si vende molto bene il. Il thorium a 214 e il titanium a due, scusami, 204 il thorium si vende a 207 il titanium. Sono le due cose che si valutano di più, insomma. No, si vende 212-214 da me. Da te come si vende il Palladium? Palladium si vende a 146. Direi che è un vantaggio perché qua si vende a 119. Tanto la città sta accumulando iridium grazie alle miniere. Ah, ovviamente hai visto, no, che nella colonnina City c'è quello che le miniere hanno scavato. Ma sembra che non stiano scavando niente, nel senso Non io so, perché sono... io in tutto il gameplay ho accumulato 42 di iridium. Io ho 28, però di titanium solo 8, per esempio. Non so perché ci sta impiegando così tanto a fare del titanium, non so il Beh. perché. E ho 2 miniere. Ma perché c'è un limite? Ah, perché è pieno! Eh sì, devi vendere. Io Porco cane. adesso io vendo tutto perché ho bisogno di soldi. Poi pian piano. Ho Adesso ho capito ammazzato i dov'era il prezzi. problema. Perché non avanzava? Perché era pieno e quindi c'è bisogno di fare lo storage depot, giusto? Mining station under attack. Attenzione, qua devo correre immediatamente al pianeta. Bisogno d'aiuto? C'è una fleet di forza 8. Direi di sì, corri il prima possibile.
Ok, mi sdocco. Nuovo Vediamo se muoio termine. subito perché... Allora, ok, sto caricando e arrivo. 30 secondi dovrei arrivare a essere ottimisti. No! Urco cane, sono in tanti. No, ce la si può fare. Adesso sbuco io dal nulla e facciamo pezzi. Non se lo aspettano. Ce la si può fare. Dai, dai, dai. Mi scusi! Hai chiuso il Ok, uno è missile. andato. Ok, io sto iniziando a subire danni importanti. Ok, un altro è andato. Oh, stanno scappando. Sono scappati. Come va? Tutto Allora, bene? sì, looto questo, allora tu ne hai battuto uno, Sì. Mamma mia, ce l'abbiamo fatta, incredibile. Ragazzi, ok, combattimento finale. Adesso non c'è da dover riparare, vero? La quella Power non Station. No, credo, la Power quella Station non non sono credo. riusciti a fare granché, meno male. Va bene, ragazzi, io direi che ci potremmo salutare in realtà, mentre torniamo nelle nostre rispettive città. E nella speranza di farvi cosa gradita, insomma, con nuovi video di questo gioco, insomma, qui da Mr. Delric è tutto, vi saluto. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao Ciao ciao! ciao.